Cominciamo ragazzi, abbiamo... Metti le mani, grande, perfetto. Siamo in quattro oggi, hai visto? Quattro mani, quattro persone. Ragazzi, oggi abbiamo questa torcia. Tanto non interessa a nessuno il... L'unboxing, no? Yeah. Molto bella, bla bla bla, torcia. Questa sprigiona, ragazzi, qualcosa tipo 200 tanti lumen. 252. Madonna, hai visto? Cioè, preparato. Tanti lumen. Ed è veramente piccolo. Come già detto, abbiamo 250 lumen che si possono sfruttare in tre modalità. Modalità bassissima, dove la batteria durerà un'infinità. La modalità normale, dove sprigiona quasi la metà dei lumen, se non ricordo male. E quella massima. Ora adesso non ricordo cosa abbiamo, dovremmo avere quella massima. Pegli sta cazzo di cosa. Grazie mille. Ok. Ok, ci siamo, vai. Allora, per switchare basta cliccare fino a metà senza andare fino in fondo, quindi appena e non si vede niente. È quella bassissima. Eccola qua, la vedete, no? Perfetto. Tocchiamo ancora appena e andiamo su quella media, normale, media, chiamatela come la volete, e poi ancora quella massima. Ora voi direte, ma come faccio a dire alla torcia quale luce voglio? Questa torcia è una figata perché se... C'ha la funzione memoria. Fatto sta che una volta spenta si riaccende all'ultima modalità utilizzata. Cioè sono troppo un toro, cazzo. Cioè si va all'università per considerare queste cose qua comunque. Esatto. Però questa memoria funziona dopo quanti secondi? Vabbè, se mi chiedi troppo. Dai. Due, bravo. Grazie, bravo. No, no, non si è visto, tranquillo. Non vai, si tranquillo, è visto. No. Vorrei dire, già siamo nell'impermeabile, che questo è un secondo ring di tenuta. Che serve appunto per non fare... Che incredibile toro. Fatto sta ragazzi, conclusioni. Una cosa molto buona. Può servire... Minchia sto cazzo. A cosa può servire questa torcia qua? Può servire a diverse cose. Nella modalità bassissima può servire a che cosa? A lettura torce. Mo per me stesso, personalmente, proprio. Lettura torce? Lettura mappe, porca zoccoletta. Vabbè, bravo, ci siamo capiti comunque, no? Lettura mappe, perché è una luce talmente bassa che soltanto tu riuscirai a vedere quella che è la luce utile e non anche un eventuale. Anche di navigazione, volendo. Fatto sta che poi abbiamo la media che può essere utilizzata per diversi scopi. Ma piuttosto che come ricarica dei caricatori, eventualmente. Ma la cosa utile di questa torcia, forse a livello bassissimo, a livello medio, forse più a livello medio, è il pirulino. Il pirulino, che si chiama diffusore, però si chiama pirulino, quindi non so perché. Miguel, tu per cosa lo utilizzi? Non dire cose brutte. Non le dico perché se noi lo infiliamo sembra... Abbassa perché scusa. Sembra molto una cosa oscena, molto fallica la cosa. Beh, è fallica e oscena sicuramente, perché tu l'hai utilizzato per tante cose diverse. Beh, lasciamo stare. Vai. Allora, più che altro, se noi lo appoggiamo, questo è il massimo, oh. Vai sul questo, medio. Questo qua è bassa, questa è bassissima, si vede. Ok, e vai sul medio, ok. La cosa figosa, che molto figosa. Lo puoi utilizzare in discoteca se vuoi, naturalmente. Si può appoggiare anche così. Allora, per me si potrebbe appoggiare sopra una mappa, magari una mappa grossa, che ne so, andiamo a fare una 24 ore, una 48 ore, però di quei campi cazzuti enormi, e illumina l'intera mappa senza fare giorno, ecco. Oppure, se volete fare qualcosa di ancora più interessante, a livello massimo, che adesso lo metto perché sennò la videocamera va a puttane, letteralmente, si può utilizzare proprio come
luce da campo in un certo senso. Anche. Perché fa una luce bestiale, ragazzi. Vi mettiamo in descrizione il link per dove andare ad acquistare, sia dal loro sito, sia dal sito True Night, sia dall'Amazon stesso. Raga, ne vale la pena. Diciamo che non nasce per il software questa torta. Nasce per qualsiasi cosa. Noi abbiamo utilizzato questo software perché noi ci siamo specializzati sul software. E devo dire che per il software, zio cane. Qua sulla confezione c'è una montagna, quindi non penso che sia escursione, una cosa... escursione. Vabbè, ci sta, ragazzi. Non costa un cazzo. Cosa molto bella che anche qua dietro ci sono due fessure per mettergli i lacci, volendo. Però lo scazzo allucinante è che non si può attaccare al RIS. Non si può attaccare, però basta prendere un anello e il gioco è fatto. Ah, sei un cazzo di genio, gli anellini, ragazzi, quelli un po' piccoli, che ci ragazzi, sono per le torce. Sei veramente un genio, non ci avevo pensato. O per i laser. È per questo che tu sei quello intelligente delle due, l'ho sempre detto io. Allora, secondo me è molto meglio delle torce da software. Sì, ovviamente c'è da prendersi un anello apposito, perché ovviamente le torce da software vengono già munite di RIS, al contrario, quello appunto per attaccarlo direttamente al RIS, ma la qualità di questa torcia, la potenza, le tre modalità e tutto il resto, andiamo su alti livelli. E come prezzo, attenzione, stiamo... Andate a scoprirlo voi quanto costa. Andiamo, perché... andate voi. Però se noi andiamo... Giochettino, okay. Immaginate un prezzo, andate a confrontarlo, perdete sicuramente la scommessa. Sicuramente, è impossibile. Ragazzi, è fatta tutta in alluminio, non pesa un cazzo ed è impermeabile. Sì. Io la consiglio. Non sbilancia né pistola né fucile. Io la consiglio. Quindi è... Da S tutto. Approvata al 100%. Da S tutto. Da M tutto, tranquillo. Però volevo il RIS. Fanculo voglio RIS. Fanculo, adesso poi contatteremo la True Night e... Fanculo voglio RIS. E glielo faremo fare. Ragazzi, approvato, ma voglio il RIS. Boh. Ok, da S è tutto. M pure. Allora, dalle SMT software è tutto. Stay allora, angry. Stay birro, vero? Yeah. Troppo tempo che non lo dicevo. Davanti a me. Squadra 1 ancora tutta intera, squadra 1 ancora tutta intera. Ok raga, andiamo.